Vi giuro, mi potesse cadere un drone in testa, ero indeciso se recensire o no questo prodotto. Poi ho visto che ha due batterie, un display, quindi qualcosa di tecnologico ce l'ha. Ed è fighissimo, ve lo assicuro. Questa è una... si chiama Money Jar, che conta automaticamente gli spicci che inserite al suo interno. Per cui a fine anno non dovrete star lì a svuotare il vostro salvadanaio e cominciare a contare tutti quanti gli spicci che avete accumulato nell'arco dell'anno. C'è poco da dire, c'è una scatola, una bustina abbastanza capiente, con le sue istruzioni, display, tasto più o meno se volete manualmente sottrarre o aggiungere soldi, che ne so, magari inserite una banconota e volete aggiungerla. Si alimenta con due batterie mini stilo e riconosce gli spicci da un centesimo fino a 2 euro, praticamente tutto il range degli spicci. Ha il suo tasto reset all'interno e nel caso di sostituzione batteria, che vi farò vedere dopo, il display rimane attivo per circa un minuto, in modo che non perdete il contenuto del salvadanaio. Adesso vi faccio vedere come funziona. Ecco la prova che qualcosa di tecnologico questo gadget ce l'ha. E adesso farò la prova inserendo in sequenza una moneta da un centesimo, 2, 5, 10, 20 e 1 euro. Non ho la moneta da 2 euro, però riconosce anche quella. Vedete che quando inserite la moneta, lui prima di tutto vi dice che moneta avete inserito e secondo poi vi dà il subtotale, in modo che a fine anno sapete già alla perfezione quanti spicci avete accumulato durante l'anno. Ovviamente in questo salvadanaio potete aggiungere anche banconote, però il sistema non è in grado di riconoscerle, per cui avete il tasto più e meno in modo da aggiungere manualmente o sottrarre manualmente le banconote o monete, come volete voi. Ora, andando un po' nel dettaglio del tappo tecnologico, al suo interno avete il tasto reset, così quando lo svuotate senza dover togliere batterie o manualmente azzerare, potete col tasto reset lui si azzera in un colpo. Poi, cosa fondamentale, sinceramente me ne sono accorto, ma una cosa a cui non avevo assolutamente pensato, è che nel caso in cui si stiano per scaricare le batterie e avendo un display le batterie durano moltissimo, il display rimane attivo per circa un minuto, in modo che non avete il rischio, magari a settembre, di perdere tutto il conteggio dei 9 mesi precedenti.